Domenica 4 dicembre si è votato per il referendum costituzionale, a vincere è stato il no, ci sono state le dimissioni del premier Matteo Renzi, si apre una pagina di instabilità per il governo italiano, ma noi ripartiamo da quello che succede in Abruzzo, lo facciamo con gli ospiti, a partire da Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, benvenuto. Buonasera, buonasera. Accanto a lui l'onorevole Gianni Melilla di Sinistra Italiana, benvenuto. Buonasera. Nazario Pagano di Forza Italia, benvenuto. Buonasera a tutti. Giorgio D'Ignazio di Nuovo Centrodestra, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Camillo D'Alessandro del Partito Democratico, benvenuto. Buonasera. Allora, prima di iniziare con gli ospiti, facciamo quello che è stato il panorama generale alla luce di quello che è stato il voto degli italiani il 4 dicembre e soprattutto quelle che sono state le reazioni di opposizione e maggioranza in Abruzzo il giorno dopo. Iniziamo dalla scheda. Il referendum costituzionale del governo Renzi si è tramutato nella resa dei conti, un voto espresso sull'insoddisfazione degli italiani che ha visto le regioni del sud raggiungere le percentuali più alte. Giovani, disoccupati, pensionati, queste le categorie che hanno fatto la differenza. Se il PD fino a prima del 4 dicembre prevedeva un testa a testa del sì contro il no, che avrebbe tenuto fino all'ultimo col fiato sospeso, la sconfitta con il 60% ha palesato un'errata valutazione del reale stato d'animo degli italiani. Grandissima l'affluenza alle urne, alla mezzanotte di domenica Matteo Renzi pronuncia il discorso della sconfitta e si apre una pagina di stabilità in tutto il paese. Il no ha vinto in modo straordinariamente netto, ai leader del fronte del no le mie congratulazioni, il mio augurio di buon lavoro nell'interesse del paese, nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Il PD spaccato, le opposizioni che chiedono a gran voce di tornare alle urne e l'impossibilità di farlo fino al pronunciamento della Corte Costituzionale il 24 gennaio per la legge elettorale. Una campagna referendaria senza tregua che solo in Abruzzo ha visto l'arrivo di tutti i massimi esponenti del governo. Graziano Del Rio, Maria Elena Boschi, Marianna Madia e poi anche l'ex premier Matteo Renzi. Luciano D'Alfonso e la sua squadra di governo hanno sostenuto fino all'ultimo istante il sì, scatenando non poche polemiche da parte dell'opposizione che ha condannato metodi e mezzi utilizzati dalla regione. A sostenere il no in Abruzzo anche Sinistra Italiana, rappresentata dal sottosegretario alla presidenza della regione Mario Mazzocca e poi Movimento 5 Stelle e Forza Italia, mentre il Nuovo Centrodestra guidato dal sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli ha sostenuto come il suo leader il ministro Angelino Alfano il sì. Ufficializzata la sconfitta, si sono aperte le polemiche e le critiche in Abruzzo. L'Abruzzo è la sesta regione in cui la percentuale di no è superiore alla media nazionale. Ora è chiaro che questa è una bocciatura della proposta referendaria, è una bocciatura del governo Renzi ed è una bocciatura del governo D'Alfonso. C'è chi ha chiesto le dimissioni immediate del governatore Luciano D'Alfonso e chi si prepara allo scontro e alla resa dei conti, come il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che ora vuole chiarezza da chi, rappresentando la destra, ha camminato al fianco del PD. Ho chiesto al segretario regionale di rivedere alcune posizioni perché è evidente che NCD, che per me si chiama Nuovo Centrodestra e non Nuovo Partito Democratico, deve avere una linea chiara nelle proprie strategie politiche. Io sono uomo di centrodestra, vengo dalla destra e vorrei costruire insieme ad altri il centrodestra in Abruzzo e anche in Italia. Se qualcuno pensa che sia più comodo ancora continuare a sorreggere chi con arroganza ha amministrato questo paese, ha governato questo paese per 1000 giorni, beh, lo può fare tranquillamente. Io però ritengo che oggi sia arrivato il momento di cambiare strada. Scenari aperti e attesa per il destino del governo nazionale, che in queste ore ancora non ha chiarezza su chi verrà investito dell'onere del comando fino alle prossime elezioni, forse in primavera.
La prima domanda io la faccio proprio a Giorgio D'Ignazio, perché la spaccatura più profonda è proprio quella del nuovo centrodestra e proprio il sindaco di Primio mette in chiaro che lui è stato per il no e quindi alla luce di quello che è stato il voto, il sostegno che NCD ha dato il sì, oggi bisogna capire chi va dove. Sì, no, mi dispiace entrare un attimino un pochino in polemica con Umberto, fra le altre cose è un carissimo amico, però voglio dire, quando abbiamo votato a Chieti, con lui sindaco, NCD era già al governo con il premier Renzi. Io non vengo da Alleanza Nazionale, non vengo dal Movimento Sociale, io vengo dalla Democrazia Cristiana, per cui io non vedo un partito di centrodestra o un partito di centrosinistra. Per me è più importante guardare oggi che non c'è più un sistema puro, bipolare, abbiamo una sinistra, una destra, un centro, un Movimento 5 Stelle, insomma, per cui credo che sia difficile identificarsi così fortemente come Umberto chiede. Fra le altre cose, molti cambiamenti ci sono stati. Adesso è vero che noi ci chiamiamo Nuovo Centrodestra forse perché ci dobbiamo identificare in qualcosa di diverso in quel momento. Abbiamo preso quella decisione e Umberto ne è stato uno degli attori principali quando scegliemmo di non seguire Berlusconi, quindi quando ci fu la scissione del PDL, cioè anzi il primo scioglimento del PDL nacque Forza Italia, credemmo fosse più importante restare al governo per fare queste riforme e lo facemmo come credo che sia l'insegnamento che ci nasce da Angelino Alfano, che è quello della responsabilità. Non siamo uomini della politica urlata, io non lo sono stato mai, non mi appartiene, e abbiamo fatto questo percorso importante che ci ha portato al referendum del 4 dicembre. Lo abbiamo perso, in maniera forse esagerata, credo forse che il Premier avrebbe dovuto impostare un po' diversamente la campagna elettorale, ma queste sono mie idee che non hanno... Che pensa Forza Italia? Perché si parla ovviamente, Forza Italia ha sostenuto il no sempre, tutto il tempo, del comportamento di NCD, Forza Italia che cosa pensa? Ma, diciamo che per noi è assolutamente fondamentale il posizionamento politico dei partiti che a nostro giudizio dovrebbero aderire alla coalizione centrodestra, quindi Forza Italia pensa che il nuovo centrodestra, così come ha dichiarato Umberto Di Primio, abbia una posizione poco chiara. Non si può essere al fianco di Matteo Renzi a livello nazionale e assumere anche come dire, postazioni di governo e fare addirittura una campagna elettorale che è stata squisitamente politica, proprio perché Matteo Renzi ha voluto che fosse su se stesso questa campagna elettorale, quindi non si è sottratto, non è stata una campagna elettorale puramente tecnica legata alla Carta Costituzionale, perché sennò non avrebbe neanche dovuto farla, così come non la fece Berlusconi nel 2007, come non la fece Alcide De Gasperi nel 1948. Lui invece ha voluto politicizzarla, quindi chi è stato al fianco di Matteo Renzi ha preso una posizione politica chiara. Per me NCD oggi non ha più senso che si chiami Nuovo Centrodestra. A nostro giudizio NCD ormai... È una formazione politica, area popolare di sinistra o comunque collegata al centro-sinistra, nel senso che ha fatto una scelta, chi è dentro quella formazione politica e non si sente di aderire al Partito Democratico, perché di fatto ormai è una forma di adesione al Partito Democratico, secondo me questo è il momento di fare chiarezza, di prendere le distanze da quel tipo di progetto. Noi oggi vogliamo... Forza Italia è stata fin troppo paziente, però in questo momento qui noi riteniamo che la confusione che regna nel nostro paese debba essere, debba scemare. Oggi ogni formazione politica, soprattutto alla vigilia di un'elezione politica tra l'altro anticipata, deve necessariamente avere un quadro chiaro. Noi infatti anche su scala nazionale non entreremo a far parte di un governo di larga intesa, proprio perché è giusto che sia così, ognuno deve stare al posto suo. Il nuovo centrodestra in questo momento per noi non è un interlocutore in questo momento.
Partito Democratico, alla luce di quello che è stata la campagna referendaria in Abruzzo, l'abbiamo fatto vedere, ci sono stati davvero tutti i ministri, venerdì l'ultimo è stato proprio Caldora, se l'aspettava un distacco di questa portata? No, se dicessi il contrario mentirei, non tanto in Abruzzo quanto in generale in Italia, non è che avevamo l'idea che potessimo vincere questa battaglia, ma che le differenze fossero certamente minori. Poi ci mettiamo d'accordo sulla tesi che vogliamo sostenere in trasmissione. Se la tesi è ha perso Renzi perché ha personalizzato, allora la semplificazione ulteriore di questa tesi è va bene, ha perso Renzi perché ha personalizzato, allora il 40% proprio perché l'ha personalizzato è roba sua. Però si dice che così non è. Allora, o gli effetti negativi della campagna elettorale della personalizzazione di Renzi non valgono solo al 60%, ma valgono anche al 40%, o appunto è una semplificazione, vuol dire che dentro quel 60% c'è tanta parte di cittadini che hanno votato, voterebbero PD, c'è una parte della sinistra schierata, e così come dentro il 40% c'è una parte di centrodestra che probabilmente tornerebbe a votare centrodestra alle prossime elezioni. Per cui tradurre in politica partitica questo referendum è un po' complicato. Certo che c'è chi ha vinto, ma poi farlo diventare una vittoria dei partiti che hanno sostenuto il 60% è un po' più complicato, a parte l'eterogeneità di coloro i quali hanno sostenuto questo fronte da destra a sinistra passando per il Movimento 5 Stelle, che secondo me è l'unico vero partito che incassa in termini politici questa vittoria, gli altri ritengo incassino un po' di visibilità di contorno, parlo sempre dal punto di vista politico, dall'altro c'è cioè, chi ha perso certamente, che è il PD che fa caparrenze, secondo ogni istituto oltre l'85% degli iscritti, dei militanti, degli elettori del PD ha votato questa riforma, fedele alla linea data dal segretario nazionale, quindi è sicuro chi ha perso, ma è sicuro anche da dove si parte. Da qui, non mi voglio sostituire al dibattito nazionale, però è evidente che nel dibattito nazionale si dovrà definire da qui a qualche ora che dopo una sconfitta, dopo un'assunzione di responsabilità da parte di chi ha perso, chi ha rimesso il mandato, anzi si è dimesso, si deve aprire una fase veloce, il più possibile veloce, che porti a elezioni anticipate. Il più possibile veloce, io auspico chiaramente anche prima di ciò che si ritiene più probabile, e cioè aprile, io spero che si possa trovare invece un modo per andare alle elezioni sin da febbraio. Sinistra Italiana ha un ruolo importante, nel senso che noi lo sappiamo che fa parte della giunta regionale, abbiamo fatto vedere il sottosegretario Mario Mazzocca, perché poi la cosa da spiegare è che il nuovo centrodestra sostiene il sì anche in Abruzzo, Sinistra Italiana che è in giunta sostiene il no. Oggi, alla luce delle votazioni, che cambia in Abruzzo? La spaccatura è evidente, no? Ma bisogna sempre distinguere le questioni di livello nazionale da quelle di livello locale. Io vengo da una storia, quella del Partito Comunista, che a livello nazionale si contrapponeva fortemente, per esempio, a governi di centro-sinistra, ma che in tanti comuni, in tante regioni, poi dava vita a governi locali, per esempio con i socialisti. Anche nel periodo più virulento di critica che noi rivolgevamo al governo Craxi, però mai è venuto in mente a nessuno di fare una meccanica trasposizione da Roma al più piccolo paese dell'Italia. Quindi noi distinguiamo nettamente la regione Abruzzo, il comune di Pescara, non c'entrano niente, diciamo, con il referendum, ognuno ha fatto la sua battaglia. Io ho fatto la battaglia per il no, avendo votato 3 volte contro in Parlamento, perché sono deputato, è naturale che poi votassi al referendum in questo modo. Ciò detto, il 5 dicembre io mi pongo, dopo la vittoria del no al referendum, mi pongo il problema: cosa succede in Italia,
soprattutto quella parte del paese che a me interessa di più, quindi i ceti più poveri, i ceti medi, i lavoratori, che cosa rispetto a questa crisi si devono aspettare? Io ritengo che il Presidente della Repubblica abbia fatto benissimo a stoppare chi vuole rilanciare all'infinito questa storia, perché dire che si può votare a gennaio o a febbraio significa non avere nessuna cultura giuridica, non politico-istituzionale, giuridica, perché la Corte Costituzionale ha fissato l'udienza per il 24 gennaio e non lo poteva fare prima. A me fa specie che un politico come Salvini, parlamentare europeo, si rivolga alla Corte Costituzionale dicendo che si deve fare prima di Natale. È soltanto un ignorante da un punto di vista, diciamo, tecnico, non sa che quando si convoca un'udienza bisogna dare i tempi di notifica, bisogna dare alle parti i tempi di presentare le proprie memorie, sono tempi tecnici. Dopodiché, in quella udienza, la Corte Costituzionale, quando ha finito, dà il dispositivo, ma non dà le motivazioni, e quindi bisognerà aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta. Quantomeno bisogna avere un'idea di che cosa stiamo parlando. Dopodiché è naturale che questa legislatura è iniziata male, perché non c'è più un bipolarismo nel nostro paese, c'è un tripolarismo, e se due parti non riescono a mettersi d'accordo non si è in grado di fare un governo, né si può risolvere il problema come aveva pensato Renzi, ma ancora prima anche Berlusconi con il Porcellum, di fare una legge che assegna d'incanto alla minoranza più consistente la maggioranza del paese, perché questo non esiste in nessuna parte del mondo, una cosa di questo tipo. Bisogna fare i conti col consenso. Aggiungo e concludo. Io non sono un nostalgico della Prima Repubblica, io penso che la Prima Repubblica è il massimo che la democrazia italiana abbia espresso. Io non è che ho nostalgia per la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Movimento Sociale, il Partito Socialista, no, io penso che quei partiti erano il meglio che la democrazia italiana ha espresso. Adesso. E quei governi erano tutti governi di coalizione, la politica è mediazione. Chi vuole fare l'arrogante e quindi vuole introdurre dei meccanismi maggioritari artati, secondo me violenta la sovranità popolare. Arriviamo al Movimento 5 Stelle, che in realtà, come diceva anche il consigliere D'Alessandro, in questo momento viene considerato il reale vincitore del referendum. Una campagna fatta da quest'estate, dove si è girato l'Italia per parlare del no e del perché, la corsa alle elezioni, in questo senso, come veniva detto anche per Salvini, insomma per il centrodestra, è l'idea che in un voto dato di pancia, che poi è un po' quello che era successo anche negli Stati Uniti, una protesta così forte da avere un'affluenza alle urne fortissima, nessuno si aspettava neanche questa affluenza alle urne, quasi tutti hanno votato. In questo senso il Movimento 5 Stelle oggi che cosa sta facendo? Siete stati chiamati dai vertici, avrete degli incontri a Roma, c'è qualcosa che cambierà? Come vi state muovendo? Allora, io ritengo che questa volta gli italiani hanno vinto, è la cosa più bella, la parte onesta e l'Italia bella ha vinto. Sicuramente il Movimento 5 Stelle ha svolto un ruolo determinante, ma mi piace riconoscere la vittoria agli italiani. Gli italiani hanno vinto e chi ha perso? Ha perso chi ha prospettato uno dei più importanti e grandi progetti loro, perché il PD ha promosso la riforma referendaria come il principale progetto, quindi ha perso il più grande progetto del PD. Ha perso perché i cittadini hanno bocciato un progetto che limitava fortemente la democrazia, toglieva il diritto di voto a milioni e milioni di persone. Secondo voi? È stato un voto nel merito, sicuramente i cittadini hanno capito bene, hanno capito che c'era qualcuno, in questo caso il PD con il suo leader, che ha proposto una limitazione dei diritti, a mio avviso una violenza anche a quelli che erano i cardini della Costituzione, e non lo hanno permesso, perché il cittadino vedeva da lì a poco scippati i diritti
vergati col sangue dei propri padri, perché non dimentichiamo che la Costituzione è stata promossa con il sangue dei padri, dei nostri padri e dei padri dei nostri padri. I cittadini hanno detto no, quindi ha perso il grande progetto del PD, hanno vinto gli italiani. Ora, detto questo, io la riflessione che faccio io e che credo abbiano fatto tanti cittadini è: in un paese che ha 10 milioni di persone sotto la soglia di povertà, 11 milioni di cittadini che non hanno accesso alle cure sanitarie e complessivamente una disoccupazione che, unita all'inoccupazione, conta il 60% della nostra popolazione. I cittadini dicono: ma è mai possibile che la priorità è riformare quella che è una delle più grandi e più belle costituzioni del mondo? No, la priorità di questo paese è il lavoro. Ma quindi è stato per un voto sulla Costituzione, secondo voi, quello degli italiani, il no? Sicuramente è stato un voto nel merito. Gli italiani hanno capito che cosa veniva proposto, è un voto nel merito e poi, senza ombra di dubbio, è un voto che va a bocciare tutte le attività che ha fatto finora questo governo, quindi sia nel merito che un voto nei confronti del governo, un voto politico. Ora, il discorso qual è? Il discorso che non è la priorità, non è la priorità per gli italiani. Gli italiani sanno, hanno adesso altre che priorità. Succede? Che cosa farà il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle ha detto chiaramente che si aspetterà la pronuncia della Consulta e rispetteremo il verdetto della Consulta. Ci saranno dei correttivi, si mette mano alla riforma elettorale, si faranno i correttivi proposti e usciti appunto dalla Consulta e si andrà subito ad elezioni. Questa è la cosa più lineare che va fatto il primo possibile, naturalmente dopo aver aspettato il verdetto della Consulta. Ma mi consenta di terminare il discorso di prima, io ci tengo, e gli italiani hanno capito bene. Allora, non è la priorità è il lavoro. E mi consenta di dire un'altra cosa: noi l'abbiamo proposto, continuiamo a riproporre, purtroppo ci viene bocciato a tutti i livelli istituzionali. La priorità è il lavoro, è il reddito di cittadinanza. Gli tanti disoccupati, inoccupati, hanno bisogno del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è un reddito di dignità, ridarebbe dignità a quei tanti padri di famiglia, ai giovani e meno giovani che non riescono neppure a rientrare a casa la sera a guardare in faccia la propria moglie perché si vergognano. Questo è il problema dell'Italia. Quindi il reddito di cittadinanza, avrebbero dovuto approvare il reddito di cittadinanza sia in Parlamento sia in Regione Abruzzo, dove lo abbiamo proposto, in tutti i livelli istituzionali. Questo vuole il popolo italiano, la gente italiana, e quindi hanno bocciato anche un governo che vedeva dall'altra parte, che è completamente scollato con il territorio e scollato con le richieste appunto dei cittadini italiani. Dopo più di 2 anni di governo D'Alfonso, qual è il giudizio di Forza Italia su quello che è l'operato di D'Alfonso oggi? Ma intanto il giudizio che dà Forza Italia è un giudizio ovviamente molto negativo, e credo che il risultato di questo referendum, mi sembra la cosa più logica da affermare, è anche la conseguenza di un giudizio che viene dato ad un Presidente di Regione che avrebbe potuto è dovuto, a nostro giudizio, non essere così tanto coinvolto in questa campagna sul referendum con iniziative inopportune. Questo Quali lo abbiamo sono detto. Beh, lui ha riunito i sindaci, ha mandato una lettera a tutte le famiglie abruzzesi, due cose che avrebbe dovuto assolutamente evitare, che poi qui ci sia stata una passerella di sindaci, di ministri. Del governo Renzi, e con Renzi che non ha mai calcolato questa regione, che è venuto invece in continuazione, ha trascorso una giornata intera nella città di Pescara passando da un'iniziativa all'altra solo ed esclusivamente col chiaro e evidente intendimento di raccogliere consensi per il sì al referendum. Credo che sia evidentemente una bocciatura che non dà solo Forza Italia, ma è una bocciatura di un modo di far politica che agli abruzzesi evidentemente non sta più bene. Perché? Renzi, quando è venuto in Abruzzo e soprattutto a Pescara, non è che ha incontrato tutti i cittadini, ha incontrato una parte, perché mi sembra che nel giro istituzionale si incontrassero imprenditori, si incontrassero industrie, quindi in realtà il voto che è arrivato con il no è proprio il voto di quella parte di cittadinanza che, come dicevano i 5 Stelle, lamentava il lavoro e il resto. Infatti, e vi faccio vedere. Se posso concludere il ragionamento che stavo facendo, a mio giudizio il problema è che non a caso nella nostra regione il 64,4%, cioè in pratica addirittura il 5% più di una media nazionale che è già molto avanzata, in una risposta
negativa è, come dire, il chiaro, evidente segnale di un malessere che esiste, che, di cui stava facendo cenno anche lei, di cui in parte parlava anche qui l'esponente del Movimento 5 Stelle, in cui effettivamente c'è una parte molto consistente dei cittadini italiani e abruzzesi che soffre una crisi economica dalla quale non si esce fuori, problemi legati naturalmente a un tasso di disoccupazione troppo alto, fatto che i giovani, benché siano stati allettati anche con queste, con alcuni escamotage tipo i 500 euro donati per, non si capisce, cioè, quindi, come dire, delle mance che sono state inopportunamente regalate col chiaro e evidente intendimento di conquistare consenso, sono state invece delle iniziative sbagliate, iniziative legate a un modo di far politica paternalistico che a nostro giudizio è tipico di chi ha una formazione politica come quella di D'Alfonso, nella quale sostanzialmente è la politica vecchia, ma non quella positiva di cui parlava Melilla poco fa della Prima Repubblica, cioè di una politica nella quale il politico viene ancora considerato colui al quale bisogna recarsi per trovare il posto di lavoro, la raccomandazione, una politica paternalistica che oramai non ha più senso nella società d'oggi e la ragione per la quale, come lei accennava, il 70% degli italiani è andato a votare per dare una risposta a questo modo di interpretare la politica. E quindi è chiaro che è evidente che al di là di quel che dice Nazario Pagano e quindi di quel che dice in nome e per conto di Forza Italia su un giudizio negativo di quel che è stato fatto in questi 2 anni e mezzo, è un giudizio che non do io, è un giudizio che hanno dato addirittura il 64, quasi il 65% dei possibili, perché è pur vero, come diceva poco fa l'esponente del Movimento 5 Stelle, che è stato dato un giudizio negativo anche sul merito, ma come, non come lo cioè, voglio dire, società che si occupano di queste cose hanno detto con chiarezza che oltre il 70% di coloro i quali sono andati a votare per il no hanno votato contro un certo modo di far politica che è rappresentato a livello nazionale da Renzi e a livello regionale da D'Alfonso, che non va bene. Ci fermiamo per una piccola pausa, poi diamo la risposta a Camillo D'Alessandro e vediamo anche alcune fasi delle visite istituzionali di Renzi in Abruzzo. Tra poco. Riprendiamo da quello che è stato il commento di Nazario Pagano di Forza Italia sull'operato del governo D'Alfonso, che ovviamente è succeduto a quello di Gianni Chiodi, quindi di Forza Italia. Visite istituzionali sono state tantissime, la critica è stata le lettere inviate a tutti gli abruzzesi, come aveva fatto Renzi poi con gli italiani all'estero, e tutte le visite istituzionali e anche il coinvolgimento di tutti i sindaci, spese tantissime energie per sostenere il sì. E a questo punto qual è la risposta? Allora, la tesi dell'amico Nazario Pagano è: siccome il no ha vinto in Abruzzo, ha perso D'Alfonso. Ed è una tesi da disperato della politica, nel senso che pensiamo al fronte del no, lo abbiamo detto, c'è Gianni Melilla che esprime il sottosegretario alla giunta, già assessore, quindi ha votato contro D'Alfonso, ha lavorato contro D'Alfonso. È chiaro che si tenta di coprire le sconfitte ripetute che Forza Italia ha avuto in Abruzzo, penso non a quelle delle regionali che sono passate fin troppo tempo, penso a quelle di qualche mese fa, dove gli stessi cittadini hanno votato per esempio su un'altra partita che si chiamano elezioni comunali, su 4 comuni dove si andava a votare, Lanciano, Francavilla, Roseto e Basto, hanno vinto tutti i sindaci del Partito Democratico, tutti i sindaci del centro-sinistra, con l'alleanza con la sinistra, e dove il Movimento 5 Stelle in questa realtà non è andato al ballottaggio dove si è presentato. Ciò che significa? Che è completamente diversa la partita. Una cosa è la partita referendaria, dove un pezzo di cittadini si sono andati alle urne nel merito, come diceva il collega Pettinari, un altro pezzo ha votato chiaramente contro le posizioni del governo e contro Renzi. In un'altra trasmissione Gianni Melilla faceva notare che le forze politiche che hanno sostenuto
la posizione del no rappresentano poi veramente il 60%, quasi se ci fosse stata una equivalenza, ma equivalenza esattamente non c'è stata, perché una parte di elettori del centrodestra ha votato sì, una parte di elettori del centrosinistra ha votato no. Quindi come si fa a tradurre elettoralmente in termini locali e regionali questa tesi? Questa è la domanda. È una domanda che chiaramente, se dovessimo eliminare le strumentalità del gioco tra le parti, è chiaro che è una tesi che non si regge. Quando è che vincerà Forza Italia? Quando ci mette il proprio simbolo, i propri nomi e cognomi e vince le elezioni. Non quando si nasconde dietro un referendum dove loro certamente hanno contribuito a fare vincere, ma non sono stati loro a vincere. Proprio per la eterogeneità e i tanti che sostenevano questa tesi. Detto questo, ha sbagliato il presidente D'Alfonso a fare la campagna elettorale? No. Perché? Ha detto che la rifarebbe, lui ha fatto un comunicato il giorno dopo. Ma noi facciamo parte di un partito che ha votato 3 volte in direzione regionale, alle assemblee dei gruppi parlamentari, 3 volte in Parlamento, 6 volte diciamo in Parlamento questa riforma, e quindi noi abbiamo sostenuto la tesi del nostro partito, che tra l'altro nel merito la ritenevamo come una potenziale possibile innovazione del Paese, però bisogna prendere atto del giudizio dei cittadini. E volevo non correggere, perché non mi permetterei mai, però l'onorevole Minilla sostiene che è impossibile andare a votare a febbraio perché c'è la sentenza della Corte Costituzionale, come se chi non lo sa, diciamo, fosse ignorante da un punto di vista istituzionale. È vero questo, ma è anche vero che se le forze politiche volessero trovare un accordo prima del pronunciamento della sentenza, potrebbero arrivare ad una legge che superi o superasse i limiti di quella legge, quindi senza aspettare il 24 gennaio. Il problema è che è complicato, che quella stessa legge non perfetta è frutto di un compromesso in Parlamento, un compromesso per alcuni al ribasso, per alcuni il meglio che si poteva, però di fatto è il superamento di una legge che veniva definita porcata, fatta da Forza Italia e che è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Ora con gli stessi noi dobbiamo trovare la possibilità di fare una legge, e ci sono 2 tesi. La tesi più semplice: si aspetta il 24, si fanno i correttivi e si va a votare, non è febbraio, è marzo, aprile, non è quello il problema. Oppure si fa subito una legge elettorale senza aspettare il pronunciamento che superi le potenzialità di incostituzionalità di quella legge. Per quale motivo? Domanda: quante visite ha fatto Matteo Renzi in Abruzzo? Ma francamente io me ne ricordo nell'ultimo periodo almeno 3. 3. Almeno 3. C'è stato un modo diverso di fare le visite dalla prima all'ultima, anche perché il Premier, da quando c'è stata la vittoria di Luciano D'Alfonso, sono intercorsi più di un anno prima che venisse in Abruzzo, tanto che si diceva che non comunicassero. Ed è straordinario, in Abruzzo Renzi non viene, e io ho sentito e letto titoli di Forza Italia in cui dicevano, e anche delle altre forze opposizione, che non era calcolato. Renzi viene 3 volte e che non va bene. E quando io parlo, quando io parlo di una, di argomenti che non ci sono, mi riferisco proprio a questo, perché lo stesso Pagano, mi pare di ricordare, con 8 colonne dichiarò che D'Alfonso non era calcolato da Renzi. Dopo diventa calcolato, ma non D'Alfonso in quanto uomo, in quanto regione, che chiude le partite che altri non sono riusciti a chiudere, per esempio il master plan, perché se no, se ci vogliamo ricordare delle andate a Roma del presidente Chiodi, lo possiamo fare. E da lì verificare il fatto che era utile per i voti, dai, su, dai. Campione di voti. Ma potete parlare? Sì, no, dicevo, vedi, io non volevo, non voglio portare su questa riflessione, però sono loro stessi, io ritengo che siano un po' tutti disperati, nel senso il PD in questo momento sta vivendo la più grande disperazione della loro vita. No, ma sa perché? Ma è molto semplice, perché loro, il Presidente del Consiglio ha centrato tutto su di sé, quindi ha proposto all'inizio questa battaglia dicendo è la mia battaglia. Io ho incontrato qualche giorno prima di domenica 4 il presidente Alfonso, Consiglio Comunale a Pescara, e rivolgendosi a me ha detto: cioè, il 5 faremo i conti, quando sparirete? Ma sa quante volte ci dice sparirete? Caro presidente D'Alfonso, caro D'Alessandro, lo dico al tuo capo, per il tuo tramite al tuo capo, e più ci dite così, e poi noi acquistiamo consensi, andiamo avanti, e vi dovete fare una ragione, siete voi che personalizzate tutto.
e la fate diventare una battaglia di voi contro di noi. Faremo i conti, ci rivedremo il 5, quando sparirete. Sa quante volte in consiglio regionale questi signori dicono: ma voi siete l'opposizione, quella passeggera, quella che tra poco non ci sarà, e noi aumentiamo sempre di più di consensi. Quindi ci portano una fortuna bestiale questi signori. Ma salve non una, guarda, comunale. Le faccio una. Scusami. Le faccio, no, mi consenti un attimo. Il discorso è questo, una riflessione. Questi sono ancora i signori della vecchia politica, i signori che qualche giorno fa in consiglio regionale, ecco perché poi vengono anche puniti per questo, qualche giorno fa in consiglio regionale hanno approvato l'ennesima legge Marchetta, 4 milioni di euro a pioggia, fondi a pioggia alle associazioni, alle bocciofile, senza nessuna procedura falso di resa pubblica, senza falso nessun bando di gara, e noi lì a sgolare, a dire: ma è mai possibile? Perché poi le tanti cittadini, le tante associazioni che non possono concorrere o che non sono messi a concorrere, se ne ricordano di queste cose. Ma lasciamo perdere la delega di Monticelli, con una delega che ha il presidente. Il problema è che loro fanno la vecchia politica e ormai la gente l'ha capito. L'ha capito, ma non lo so chi ha risposto, quelle sono le guardie del corpo del presidente. Il problema è un altro, è che loro continuano a fare la vecchia politica, i cittadini si sono stancati, i cittadini vogliono il merito, i cittadini vogliono che il proprio figlio che è laureato con 110 e lodo deve essere messo a concorrenza per entrare in un ente pubblico, vogliono che il loro figlio che ha magari un'organizzazione possa concorrere per beneficiare di soldi pubblici, non soldi pubblici erogati a pioggia. Questi continuano a dare fondi pubblici a pioggia. Posso farvi vedere, quindi, la prima questo visita è un di problema. Matteo? Parlare un attimo, perché sì, non sono stato l'unico che non ha avuto il secondo giro. E poi vi faccio vedere pure Nazario. No, no, volevo dire questo. La legge, la famosa legge votata sul cui abbiamo dato, qualche io ho emendamento partecipato, l'hai firmato anche tu. Io ho votato la legge nell'intero e anche negli emendamenti. Credo che sia, io credo che insomma, non è, al di là di questo, è una legge che ha finanziato per esempio per Pineto l'alluvione e altri comuni, abbiamo dato soldi proprio, e abbiamo inserita in un progetto di legge che ha trovato copertura finanziaria in un momento difficilissimo, non per la regione Abruzzo, ma per l'intero territorio nazionale. Io che ho avuto già un'esperienza d'opposizione allora al Comune di Teramo, ritengo che fare l'opposizione è semplicissimo, urlare e dire bisogna dare lavoro, bisogna fare le strade, bisogna fare gli asfalti, soprattutto in un'amministrazione, perché poi quando sei in opposizione la gente viene a te e ti dice i bus non vanno bene, allora ci vogliono le scuole, bus, ci vogliono le scuole, ci vogliono le scuole sicure. Poi abbiamo fatto il passaggio tutti insieme, quel blocco di persone che erano in opposizione, in maggioranza, e ci siamo trovati, l'impatto del governo è devastante, e così è successo anche per il Movimento 5 Stelle. Quando si va a governare le cose cambiano, non mi sembra che parliamo di Roma, chiaramente il comune più importante d'Italia è Roma, non mi sembra che una volta strillato quello che si deve fare, passando all'azione, sia la bacchetta magica. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, siamo tutti uomini e donne ovviamente, e ci scontriamo con difficoltà di bilancio, difficoltà che vengono ovviamente dal passato, quando un'Italia è uscita dal dopoguerra, che ha creato una ricchezza, forse tra virgolette qualcuno definisce effimera, ma comunque una ricchezza, ci ha dato una casa, una macchina, un lavoro a tutti, ai nostri padri, che poi è arrivata a noi. Oggi noi paghiamo magari questo scotto, e la difficoltà che affronta il presidente D'Alfonso, così gli altri presidenti di regione, come tutti i sindaci del territorio, che siano di centrodestra o di centrosinistra, è sotto gli occhi di tutti. Quindi non si può, perciò che io dico che quando si è opposizione bisogna essere forza, comunque no, bisogna essere forza responsabile. Come stai parlando come guarda Domenico, ho un'esperienza di 20 anni di politica, e torno a ripeterti, non cado in queste trappole. Se sono maggioranza non me lo devi chiedere tu, non devo rispondere ovviamente a te. Come governo attivo mi sono perso qualcosa, sto semplicemente parlando. Ma stai in maggioranza tu in regione, non è ovviamente a te, tu ti parli spesso cose, non qualcosa. Quindi quello non devo dare, risposte a te, ma devo dare eventualmente risposte a chi mi ha sostenuto e ovviamente al mio partito. Come io credo, e tu come cittadino non sei un cittadino, sei un consigliere regionale, e quindi sei un politico. Prendo asta. Quindi voglio dire, quello che io faccio l'ho fatto nel passato, lo faccio, lo ripeto, lo ribadisco tutti i giorni. La mia è un'opposizione responsabile, mai urlata, diversa ovviamente. Facciamo un'analisi di quelle che sono state le visite di
Matteo Renzi in Abruzzo, a partire dalla prima che fermo restando che ero contento quando veniva il premier Berlusconi, perché veniva il premier in Abruzzo a portare, così come quando veniva Andreotti, fermo restando che io vengo dalla scuola di Aldo Moro e della Democrazia Cristiana, così è bene quando un premier viene nel nostro territorio e viene a dare comunque delle risposte al di là del colore viene politico. A dare delle risposte, ci fermiamo qua perché la prima visita di Matteo Renzi, lo chiediamo a Camillo D'Alessandro, quando si è svolta? All'Aquila. Che mese era? Ma guardi, un anno e mezzo. Non mi interroghi perché le date non me le ricordo. La so benissimo io, perché il premier Renzi fece la battuta, c'era qualche contestatore e disse solo i tifosi del Teramo arrabbiati perché fece la famosa e quindi era settembre. Parlando di quello che è il polso della situazione, poi vediamo anche come si sono sviluppate le visite del premier Renzi, vi facciamo vedere questa clip che riguarda proprio una parte della visita, tanto che ci sono state delle conseguenze, poi l'iter del premier è stato cambiato, vediamo. Allora, questa è stata la prima visita, in particolare, tolta la battuta, cominciamo bene, questa era una visita che doveva essere fatta e che poi è stata deviata, quindi non ha corso tutto l'iter. La seconda visita si è svolta tra il Gran Sasso Institute, i laboratori, poi il pomeriggio alla Walter Tosto. La terza, ed è quella che arriviamo a qualche settimana prima del voto, si svolge a Pescara con incontro di tutti gli imprenditori al porto turistico Marina di Pescara e poi al Flaiano, anche lì contestazioni. Allora, l'idea e poi un altro incontro ancora, che elettorale, se... giustamente. Se la protesta, il voto di protesta avviene dall'Italia povera, gli incontri sono avvenuti tutti con rappresentanti dell'imprenditoria e allora a manifestare, come anche a Pescara, c'erano i lavoratori che avevano vertenze in atto. Questa è stata la dimostrazione di quelle che erano le proteste fuori dal Flaiano e anche fuori all'Aquila. Questa è l'idea di quello che è successo quando è venuto il premier. Se a voi in qualche modo sorprende il risultato, perché poi si è palesato anche in Abruzzo quello che è successo a livello nazionale. La riflessione del risultato sul referendum che il Partito Democratico, a partire da Renzi, noi tutti dobbiamo tenere conto, è questa, esattamente quello che dice lei. E cioè c'è una rottura sociale importante anche tra la sinistra e quel mondo, la sinistra rappresentata dal Partito Democratico, non mi permetto di parlare delle altre sinistre, di quella sinistra rappresentata dal Partito Democratico che vede in pezzi di società Fassino perso le periferie, per essere chiari, piuttosto che al centro di Torino, così come se andiamo a analizzare il voto esiste una frattura sociale con chi non sta meglio o chi ha maggiori difficoltà e questo soprattutto si è concentrato nel centro-sud del paese, lì chiaramente laddove non c'è la risposta emerge la reazione, i cittadini hanno reagito, dentro la reazione ci sono quelli più colpiti, i giovani che hanno reagito. Ora io mi permetto di dire che una cosa è reagire contro e una cosa è risolvere poi i problemi, perché poi quando si passa, come diceva il collega, dall'altra parte della barricata a fare, le chiacchiere finiscono, la possibilità di puntare il dito contro finisce, ti rimane un altro dito puntato contro di te. Ma anche Renzi ha utilizzato e cavalcato nella sua ingresso in politica quegli stessi temi per i quali oggi lui ne è stato in qualche maniera vittima, perché esaltare i problemi, però poi una volta che li hai saltati li devi risolvere e non è facile, non c'è la bacchetta magica, non ci sono le risorse, si può dire quello che si vuole sull'uso delle risorse pubbliche, ma è facile andare al Ciapi a battere le mani ai lavoratori e poi tornare in consiglio regionale e votare contro quei fondi che vanno a risolvere il problema del pagamento degli stipendi al Ciapi, oppure si vanno ai lavoratori del CRAB, Cotir e Crivea e gli si va a esprimere la solidarietà lì e poi si torna in aula e non si vota la norma finanziaria che consente di pagare gli stipendi. È molto più complicato, è molto più facile puntare il dito contro, è molto più complicato. Ed ecco perché secondo me è giusto, rispetto a questo dato politico che è il referendum, che si vada a chiarezza elettorale.
Ora non mi faccio, anche perché la testa se è febbraio, marzo, aprile, maggio o giugno, luglio, non è quello il tema, ma che si vada velocemente al voto per fare chiarezza politica. Dentro questa chiarezza, se io posso parlare da Partito Democratico, vorrei un partito che sia capace di ricostruire le ragioni di un'alleanza che oggi sono venute meno. Mi commentate la pagina del giornale di oggi? Guardate qua. Che farete? Ah, il centro questo è. Sì. Io sto sempre vicino a Nazzaro. Beh, io vorrei... Oh, ci sta anche Umberto candidato. Sì, sì, sì. Questa campagna che si scatena con dei risvolti anche ridicoli, secondo me, tipo questa delle candidature o addirittura quello di presunti favori per le pensioni che devono maturare, cioè tutte cose ridicole e vergognose che si solcano in una visione della politica per me inaccettabile, quella che disprezza le istituzioni, che considera i politici tutti uguali, che li considerano dei nulla facenti, e che io penso che questa sia quel brodo di cultura che io disprezzo profondamente. Chi disprezza la politica, secondo me, non ha capito niente, perché senza politica non si va da nessuna parte, e soprattutto senza una visione della politica. A me quello che fa specie è una visione muscolare, la visione di chi va in televisione, urla e dice che domani bisogna andare al voto attribuendo una palingenesi democratica a queste elezioni, un bagno di democrazia. No, alle elezioni, come dice giustamente Mattarella, ci si va in modo ordinato, consentendo ai cittadini di sapere qual è la proposta di ogni partito, riflettendo seriamente sulla congiuntura economica che noi stiamo vivendo, sul fatto che se si vota ad aprile o a maggio, noi non è che per 4 mesi ci dobbiamo rattare l'ombelico. Esattamente. Noi dovremmo fare qualche cosa, e lo dovremmo fare, secondo me, verso quella parte del paese che soffre, qua lo dicono tutti, quella parte del paese che non ha il lavoro. A me dispiace pure che chi dice di andare al voto subito, così, dopodomani, ignora il fatto che in primavera si dovrebbero fare 3 referendum. 3 referendum non sulla Costituzione o sulla legge elettorale, sul Jobs Act, sugli appalti, cioè sulla necessità di garantire i lavoratori degli appalti quando una gara viene vinta da una società diversa da quella che l'aveva prima e molti lavoratori non hanno più il posto di lavoro. 3, sui voucher. Ma lo sapete che in Italia ormai il lavoro non ha nessuna dignità, si compra i sali e tabacchi, i tabacchini, si comprano decine di milioni di voucher. Ora, una cosa sono i voucher per i ristoranti oppure per un lavoro in edilizia, diciamo, che è di qualche giorno. Beh, altra cosa, sono 140 milioni di voucher venduti l'anno scorso. Queste cose le vogliamo abolire o no? Ci vogliamo mettere le mani? Ma per fare queste cose ci vuole un governo. Ma ci vuole un governo? Tutti dentro al governo, venite a far parte del governo e risolvete i problemi. Ma non è possibile, perché Camillo... E allora, cioè, quello che non ha capito... Allora, quello che dobbiamo non ha capito... fare le cose, ma non volete governare. Allora, no. Volete fare cose, entrate andiamo nel governo. Allora, aspetta. Rispondo su questo. Al voto ci si va ad aprile, a maggio, non lo so, diciamo nei tempi proprio per dare ordine alle cose, come sta facendo. Vabbè, come sta facendo adesso Mattarella. Ma quello che io voglio dire, forse non sono stato chiaro, una volta Berlinguer gli dissero che cosa ne pensava di una certa persona. Adesso non facciamo no. Allora Berlinguer, siccome di quella persona non aveva una grande stima politica, disse: per me è un giocatore di poker. Allora la politica non è una partita a poker in cui si rilancia, si bleffa, si va, non è quella. La politica è una cosa seria, la politica deve servire a risolvere i problemi dei cittadini. Sì, ma chi se ogni volta uno rilancia, dice bleffa? Tu vuoi votare dopodomani? No, io voglio votare domani. No, non si può votare né domani né dopodomani, ci vogliono alcuni mesi in cui decanta questa situazione, in cui si affrontano 3-4 questioni. A me piacerebbe, per esempio, che si facessero ad aprile i referendum pure
della CGIL, però quei referendum purtroppo non si possono fare perché c'è una disposizione che dice che quando si vota per le politiche non si possono fare i referendum, e a me dispiace molto questo. E forse interessa anche ai 5 Stelle. Un'altra domanda, un'altra perplessità, alla luce di quello che è stato ovviamente il resoconto e anche le dimissioni del Premier Renzi, sono tutti gli agganci politici dell'Abruzzo con i ministri, tutte le promesse, tutti i piani che erano in azione. Oggi l'Abruzzo e il governo D'Alfonso soprattutto ha contezza che tutto quello che è stato detto andrà avanti nonostante il governo e poi quello che succederà, oppure c'è in discussione tutto quello che è stato fino a ma oggi? Ma questa è un'idea da bar, lo Stato assume gli impegni indipendentemente dai governi, poi abbiamo i nostri parlamentari, destra, sinistra, che pattugliano comunque le ragioni della nostra regione, ciò che è chiuso è chiuso, ciò che si doveva chiudere chiaramente fa parte del dibattito, del confronto, ma ciò che è chiuso, per esempio il master plan, è chiuso, ciò che non era ancora chiuso, su altre partite, bisogna chiaramente confrontarsi con il governo, ma non erano chiuse prima, non saranno chiuse dopo. Ci sono voci importanti che non sono state chiuse? Ma per esempio la partita sulle autorità portuali è stata parzialmente chiusa, si era aperta la possibilità, che tra l'altro non è con Del Rio, ma non era una gentile concessione, era una legge che prevedeva la possibilità di fare un regolamento, e da questo regolamento derivava poi la possibilità di optare per altre autorità. Bisogna fare un regolamento che deve diventare un decreto. Io i contratti del pubblico impiego ci vuole un governo per portarlo. Esattamente, ci sono i contratti del pubblico impiego dove si era raggiunto l'accordo dopo tanti anni, però ci vuole un governo. Allora la domanda è a Gianni Melilla: ma chi lo deve fare questo governo? L'odiato Renzi che ha fatto i voucher, l'odiato PD che non ha saputo governare, oppure queste grandi questioni che ponete legittimamente a favore di chi ha più bisogno, dei lavoratori, delle classi meno abbienti? Chi lo deve fare? Facciamolo insieme il governo e ci assumiamo tutta la responsabilità. Oppure volete un pungiball da continuare a picchiare da qui alla campagna elettorale poi fare, diciamo, gli alternativi, perché anche di questo si tratta. Quando tu dici bluff e poker, anche voi così giocate a poker. Se non volete giocare a poker, scendiamo le carte e assumiamoci tutta la responsabilità di governo. Camillo, per la verità io non mi riferivo a un giocatore di poker, a Renzi, assolutamente. Sì, io mi riferivo a molti giocatori di poker, a quelli che dicono che di andare questo, a votare subito, che in questo momento urlano. A me le urla non piacciono. Abbiamo bisogno e di un io vorrei di dire tutti. Che i cittadini, ai cittadini io do questo consiglio. Chi le fa le cose? La prima cosa, chi urla non lo state a sentire. Ragionate. Bene. Allora, i cittadini hanno visto gli ultimi 3-4 presidenti del Consiglio non eletti da nessuno, nominati. I cittadini sono stufi, non ce la fanno più. Questa è la realtà. I cittadini non hanno eletto gli ultimi 3-4 presidenti del Consiglio dei Ministri. I cittadini hanno il diritto e vogliono tornare alle urne. Quando? Appena si pronuncerà la Consulta. Nel frattempo ci sarà una pronuncia e subito dopo, non ci vuole nulla, con i correttivi della Consulta si va a votare. Quindi questa è la cosa più lineare. Ai cittadini avete tolto tutto, non hanno avuto più la possibilità di eleggere i propri. Poi io vedo uno scollamento sempre più grande tra quelli che sono i politici e quelli che sono i poveri cittadini che stanno in mezzo alla strada. Qui si continua a parlare referendum costituzionale. Quando andiamo a votare ci abbiamo cittadini che non hanno più a tanti è veramente negato il diritto alla salute. Abbiamo in Abruzzo, oltre alla disoccupazione che è arrivata ormai alle stelle, abbiamo gli ospedali che cadono a pezzi, ci sono persone che fanno 15 ore, 16 ore di fila nei reparti in pronto soccorso. Questi signori hanno fatto una riforma sanitaria e l'hanno portata sul piatto d'argento, come dico sempre io, lo scalpo degli abruzzesi sul piatto d'argento al loro Presidente del Consiglio, tagliando, massacrando, facendo macelleria sociale sulla sanità, hanno chiuso i reparti strategici, hanno tagliato tanti e tanti ospedali, hanno chiuso ospedali di prossimità che garantivano ancora i servizi essenziali ai cittadini. Questo vuole la gente, questo vogliono i cittadini, non ce la fanno più, non hanno più i servizi sui trasporti. Lui è un delegato ai trasporti, Camillo D'Alessandro. I cittadini due cose hanno visto, poi tu puoi parlare, mi puoi contestare, puoi dire tutto quello
quello che vuoi, avete aumentato le tariffe e avete tagliato le corse degli autobus, punto. Se tu vai nei territori, nei comuni, non ti dicono qua non arriva più l'autobus, abbiamo una corsa, prima ne avevamo due, non riusciamo più a raggiungere i posti e ci hanno aumentato il biglietto. Tu puoi parlare fino ai prossimi 3 anni. Queste due cose avete fatto. Posso. E queste rimangono. Questa è la realtà dei fatti. Sulla sanità avete chiuso 10 ospedali, ne avete declassati altrettanti, avete programmato la chiusura di altrettanti pronto soccorsi. I cittadini non ce la fanno più. Non ce la fanno più. È la verità, è la realtà. Puoi dire quello che vuoi. Ecco perché poi la disperazione sta da quell'altra parte. Quando vuoi dire, oddio, ma come mai non siete ancora scomparsi? Scusa. Ci siete ancora? È perché raccontiamo, denunciamo e proponiamo quello che vorrebbero e quello che denunciano i cittadini, punto, sì. Nient'altro. Grazie. Allora io volevo dire questo proprio, su questo fatto di modo di fare politica. È successo a tutti noi di andare ad amministrare, no? Un giorno mi auguro succederà anche a te. Innanzitutto tu non sei un cittadino, ma sei un politico, quindi appartieni alla parte opposta, quella che si è scollata, come dici tu, dalla gente. E sono convinto che chiunque va a governare, presumo che Camillo sia uno cattivo che tutte le mattine si alza e cerca di fare più danni possibile agli abruzzesi, così come l'assessore alla sanità, no? Così come è successo in passato, oppure le difficoltà per cui ci si debbano magari tagliare delle corse o aumentare magari i servizi sono dovute non a una sua volontà ma purtroppo a altre realtà, in questo caso parliamo dei trasporti e poi sarà lui, non ha bisogno di avvocati. Io rispondo e credo per un'amministrazione, per esempio della mia città, per un'amministrazione che tante volte abbiamo governato e le richieste del cittadino giuste, sacrosante, non sono molte volte, anzi quasi mai purtroppo, trovano risposta per carenze di carattere economico, con tagli che si sono sempre più accentuati. Ma vi posso chiedere una cosa, sì. Se quello che dice Pettinari è avvalorato dalle proteste dei cittadini, che tutte le televisioni e i giornali sono andati a riprendere, allora, quando come l'Italia, la sanità e anche allora, i trasporti, sì. Sbaglia lui o sbaglia chi? Perché in qualche modo allora, se l'Italia voto no ha avuto di un momento persone... di grandissima difficoltà, l'Unione Europea, cioè, non ci torniamo a dire tutto quello che è successo, è arrivato un governo tecnico che ha di botto completamente ridotto quasi a zero i trasferimenti alle pubbliche amministrazioni, ai governi regionali, che da lì è cominciata l'odissea delle amministrazioni. Poi si trovano 7 milioni di euro per acquistare un nuovo palazzo dell'AS di Pescara, è da un privato, 7 milioni di euro si trovano 10 milioni di euro per pagare una PET che da 10 anni sta in affitto, questi soldi si trovano, la gente non ce la fa più, ormai non vi potete più nascondere, questi sono i fatti. Allora non si tagliano gli sprechi, però poi si dice no, ma il governo centrale ha tagliato le risorse, che vogliamo fare? Va bene. Volevo rispondere allora, una cosa. No, allora quello che voglio dire, perché quindi sennò diventa una leader, ecco, no, e non va bene. Qui il tema è purtroppo che l'economia nel nostro paese è stagna. Questa è la verità che dietro la protesta dei cittadini, perché dietro questo referendum, l'ha detto anche lei, se il 70% degli italiani è andato a votare, lei pensi che in una città come Milano si è votato a luglio scorso, a giugno scorso per le elezioni comunali, ha votato il 10% in più rispetto ad allora, cioè hanno votato di più per il referendum che per le elezioni comunali, e questo è accaduto un po' ovunque, a dimostrazione del fatto che c'è un popolo che soffre, perché in Italia in questo momento, al di là delle chiacchiere, degli annunci che purtroppo Matteo Renzi ha fatto in questi anni, non ci sono state le risposte vere. La politica sul lavoro e sull'economia purtroppo non sono decollate, abbiamo un indice di crescita troppo basso rispetto agli altri paesi europei e il nostro prodotto interno lordo purtroppo non decolla, quindi tutto questo naturalmente ha fatto sì che tantissimi giovani sono stati costretti ad andare fuori, che di fatto molte persone che avevano il lavoro addirittura l'hanno perso, e che questa famosa riforma sul lavoro doveva produrre nuovo lavoro e invece ha prodotto nuovi precari, anzi super precari, perché questi voucher sono divenuti purtroppo un problema ancora più grave nella nostra società. È ovvio che in una situazione come questa, dopo una botta come quella che c'è stata, e vorrei rispondere all'amico Camillo D'Alessandro, le valutazioni su Renzi, sulla risposta negativa, cioè se Renzi si è dimesso,
è perché lui evidentemente ha voluto personalizzare questo scontro, è perciò che dico che ha sbagliato anche il Presidente della Regione. Non tutti i Presidenti di Regione hanno fatto quello che hanno fatto D'Alfonso e De Luca, solo De Luca e D'Alfonso hanno fatto quella roba lì. Allora ha sbagliato, non bisogna assolutamente, il Presidente della Regione D'Alfonso che si preoccupi di fare il Presidente di Regione e di dare quelle risposte evitando sprechi, riducendo la spesa pubblica e se possibile anche riducendo la pressione fiscale regionale che pure compete alla Regione. Cioè queste sono, pure a Melilla che siamo, ecco, queste sono, allora, queste sono le ragioni per le quali oggi, arrivo al punto, è assolutamente necessario andare al voto il prima possibile. Non è possibile giustamente attendere, capisco Renzi che non vuole, come dire, friggere per un altro anno, così come è assolutamente naturale che altre formazioni politiche chiedano che si torni a votare. Il voto al referendum è stato un voto politico, diciamocelo francamente. Appunto. Quindi è inutile negarlo, perché se continuiamo a dirci queste cose commettiamo un errore gravissimo. Molte delle persone, sono una gran parte delle persone che hanno votato no, non sapevano nemmeno di cosa parlava questa riforma. E allora questa valutazione evidentemente va fatta oggi, dopo, perché poi Pettinari alcune cose giuste le ha dette, che per esempio è vero che la nostra è una repubblica parlamentare, ma è pur vero che non è possibile che tre presidenti del Consiglio di seguito siano stati di fatto indicati da manovre di palazzo addirittura per l'intervento del Presidente della Repubblica. È arrivato il momento, e mi pare evidente che i cittadini italiani abbiano voluto dare un chiaro segnale, è arrivato il momento che adesso debbano scegliere loro, cioè i cittadini italiani. Quindi questo è quello che, se la domanda sua in relazione alle elezioni politiche era questo il senso, io penso che certo ci vorrà una legge elettorale che sia ovviamente conforme. Prima di arrivare alla legge elettorale, qua dovete essere velocissimi perché siamo in ritardo, la domanda a tutti è, iniziamo da Pettinari, da qui al prossimo voto, cosa bisogna, cosa auspica il Movimento 5 Stelle? Perché D'Alessandro diceva, allora mettiamoci tutti insieme, lo ha detto anche Renzi, facciamo un governo con tutti quanti e poi nessuno vuole andarci, perché ovviamente sarà un modo per fare campagna elettorale dopo il voto, quindi chi salirà in questo momento al governo sarà preso a bersaglio. Allora in questo momento, da qui e fino a quando si potrà andare a votare, il Movimento 5 Stelle che suggerisce per il governo? Lei mi deve consentire una cosa, in chiusura io voglio lanciare una sfida democratica e giusta a Camillo D'Alessandro per il suo tramite al suo capo. Riformino la legge elettorale regionale e si confrontino con noi da uomo a uomo, aboliscano le coalizioni e facciano in modo che PD si possa confrontare in campagna elettorale con il Movimento 5 Stelle. Questo significa confrontarsi lealmente con un avversario. Loro fanno le mega coalizioni con 100.000 partiti contro il Movimento 5 Stelle che si presenta da solo. Se hanno il coraggio, si confrontassero democraticamente con noi, abolendo le coalizioni. E poi parola ai cittadini e vediamo chi vince in Regione Abruzzo. Da qui al voto che cosa c'è da spiegare? In Regione Abruzzo sto parlando. Sì, da qui al voto che governo serve? Non lo sa, passa presto. Da qui al voto, serve quello che abbiamo detto. Si aspetta la pronuncia, il verdetto della Consulta e poi si va subito a governare. Lo deciderà il Presidente della Repubblica, verso il quale abbiamo sempre mostrato massimo rispetto. Onorevole Melilla? Ma io sono un uomo di sinistra che crede nel centro-sinistra. Il Partito Democratico, secondo me, non può sottrarsi dalla responsabilità, anche se capisco la sua posizione, ma non può sottrarsi dalla responsabilità di garantire in alcuni mesi il governo del Paese. Quindi si parla di Padoan, Del Rio, non lo so, insomma, non lo so, questo lo sa Mattarelli. In questi 3-4 mesi che cosa si dovrebbe fare? Secondo me si dovrebbe, innanzitutto, la legge elettorale la deve fare il Parlamento. Io personalmente sono per la legge Mattarella, io sono per la legge Mattarella da sempre. Poi però, siccome non è il governo che fa la legge elettorale, il governo deve pensare a come governare la situazione. Noi abbiamo le seguenti emergenze. No, ma dobbiamo chiudere, era solo una domanda per sulle quindi banche, la messa in sicurezza delle banche. La messa in sicurezza dei conti economici. Ci fermiamo prima, perché era soltanto questo. Chi governerà da qui a misura forte per il lavoro, immediatamente. Dopo. E Lazzaro Pagano. Ma io penso che sia, lo accennavo prima, che sia assolutamente necessario fare al più presto una legge elettorale. Sono d'accordo con l'onorevole Melilla che non sia... Da qui alla legge elettorale chi deve governare? Ma da qui alla legge elettorale deve governare a mio giudizio Matteo Renzi, che è colui che ha ancora una maggioranza parlamentare.
io gli farei fare un bel Renzi bis fino ad arrivare alle prossime elezioni nel più breve tempo possibile. Non condivido quando lui dice aspettiamo, perché lo ha detto, aspettiamo il 24 gennaio l'udienza della Corte Costituzionale. A mio giudizio questo fatto di delegare, avendo lui una maggioranza, di delegare alla Corte Costituzionale ciò che invece è compito del Parlamento è un fatto grave. Si potrebbe, e Forza Italia è disponibile a concordare su un tavolo con chi ci sta, una nuova legge elettorale e poi andare al voto. Giorgio D'Ignazio? Dunque io principalmente, se fossi stato il Premier, non mi sarei dimesso, anche perché, voglio dire, prima di andare a dimissioni avrebbe dovuto ascoltare la direzione del partito, la coalizione che lo sosteneva. Abbiamo la risposta, perché abbiamo veramente chiuso. E certo, bisogna andare a fare una legge elettorale. Da qui alla legge elettorale, chi deve governare? Sicuramente chi ha la forza più grande in Parlamento. La maggioranza. E certo. A me mi sembrano scontate queste risposte, si fanno un'esaltazione dei problemi, però nessuno ci vuole mettere la faccia. Da qui a quella data tutti continueranno a sparare contro il PD che si è assunto le responsabilità. Questa è la verità che ha stanato Matteo Renzi. Dopodiché io la sfida la accetto sicuro, io il mio presidente lo posso trovare o in consiglio comunale o in consiglio regionale o agli uffici, il capo di pettinari lo troviamo a fare cabaret, però troverai il modo per parlarci. Va bene, io ringrazio gli ospiti per essere stati con noi. No, chiarimento, perché il PD è anche Alleanza, Area Popolare è forza di governo, e quindi ritengo che anche Area Popolare debba portare avanti questa responsabilità di governo. Non si vuole perdere il sottosegretario? No, non c'è. Abbiamo scoperto un po' di cose oggi. C'è una nuova maggioranza di governo in Regione Abruzzo. Sì. Parlamento, ti sei perso qualche anno. Ringraziamo gli ospiti per essere stati con noi. Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, grazie. L'onorevole Gianni Melilla di Sinistra Italiana, Nazario Pagano di Forza Italia, Giorgio D'Ignazio del Nuovo Centrodestra Area Popolare e Camillo D'Alessandro del Partito Democratico. Buonasera. Grazie per essere stati con noi.